Forno a microonde contro Gabinetto. Vince Gabinetto. Aspira. Ma te non sei live? Ma te non sei live? Ma te non sei live? Mario, leggi, ti ho scritto un messaggio in chat. Ma te non sei live? Successo un casino stavolta per davvero grave. Puoi venire un attimo su disco? Vabbè, poi vale, dai. Vedi che se scopro che è una cazzata col cazzo che rimango, eh? Pronto, Dario? Quella King, com'è? Che non sono il King di niente, ciao. Come stai? Come, dimmi, dimmi, dimmi subito. Niente, ti volevo dire questa roba che mi sta veramente preoccupando. Si era rotto palesemente il cazzo e il della giusta. Qua dicono che ti eri rotto il cazzo di Ale della giusta invece. No, ho iniziato ora a vedere il video di Ale della giusta, quindi è impossibile. Che, che cosa, non mi sto guardando un video di Ale della giusta con te, vero? No, aspetta, ma cioè, allora, se vuoi farmi compagnia in questo momento difficile, per me è ok. Dai, spiega il momento difficile. Niente, che è morta Agnese e sto un po' male, capito? Bisogna di aiuto, di amici. È morta Agnese e stai in live su... Sì, sì, per sfogarmi, almeno passo un po' il tempo. E magari faccio anche qualche sub. Sai, per il funerale. Non è morta Agnese, ragazzi. Inutile fare le condoglianze e dire povero Dario. Agnese è a casa, tranquilla. Se morisse Agnese, penso che Dario sarebbe a un passo dalla depressione cronica. Non sarebbe qua a ridere come un idiota. Ma rido perché Agnese voleva che... Voleva il c***o, dai, smettila. Non è morta Agnese, non mi fare perdere la pazienza. No, non è... Che vuoi? Non ti devi permettere, pezzo di merda. Ma no, adesso sono io il pezzo di merda, non tu che fingi che... Non ho detto che voleva il cazzo. Ma che dici? Ma stai scherzando? Voleva il cazzo Agnese, ho detto? Sì, sì, mettete clip. Ma mettete clip di che cosa? Mettete clip. Ascolta, non ho detto. Non staresti qua a dirmi controlliamo la clip. Saresti offeso perché ho detto Agnese voleva il cazzo, se avessi detto veramente. Sono offeso di brutto. Ma non è vero, stai praticamente dicendo che non è vero e che vuoi la clip modificata. Va bene, ti perdono, guardiamo Ale della giusta. Ma figurati se tu mi perdoni che muore Agnese. Io dico, e dopo che è morta Agnese dico voleva il cazzo, per questo è morta. E adesso ci guardiamo il video di Ale della giusta, vero? Questo mi vuoi convincere a fare? Guardiamoci sto video, non conosco il tipo, me lo puoi presentare per favore? È un ragazzo che fa video su YouTube. Lo so che è un ragazzo che fa video su YouTube, puttana della colonna, Dario. Oh! Ma ti pare il modo? Chi è? Chi è? Che parla di business? Di che cazzo parla? Ma no, parla di te, parla di me, parla di tutti noi. Chiedere ai milionari di volare sul loro jet privato non sta parlando né con me, né con te, né con la maggior parte delle persone che ci stanno guardando. Per forza! È nasino. Oh, ma poi ne ha sparato uno forza 100, tipo la Kamehameha per 100 di Dragon Ball GT. Non ho mai sentito un per forza così potente a livello di valore rumoroso. Dai, guardiamo questo video. Sì, ma non ti assicuro che mi guardo 20 minuti di video con te di Ale della giusta. Dai, andiamo. Dai, parti. Avete mai volato su un jet privato? No. Stavo passando gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna. Mi è venuta voglia di... Cos'hai pensato? Tu sei mai stato in Sardegna, Mario? No, non sono mai stato in Sardegna. Mi piacerebbe andarci. Andiamo avanti. Veramente, hai messo in Vai pausa insieme, al terzo... in Sardegna. Andiamo insieme quando? 2 giorni in Sardegna vuoi fare? No. Ah no, cioè te 2 giorni perché sennò poi vai in paranoia per le sabbie. No, ma io dicevo una settimana. Ma che? Ma di cosa stai parlando? Questo sei te 2 anni fa. Non sono io. Non sono io. Nel caso, Mario, ci portiamo un bel portatilozzo, così almeno ti farà la live. Non serve fare la live se mi organizzo non fare la live. Non si beve in questo modo l'acqua. Io non mi imparanoio se non vado live. Sono proprio la generazione successiva, quella che non ha paura di ste c***o. Italiani! Ma questo è il preambolo di Mussolini. No, questo è Totò, citazione. Vota Antonio la trippa. Vota Antonio.
Parti col video. Per chi non lo sapesse, i jet privati sono aerei di dimensioni ridotte. Che poi fa anche divulgazione da un certo punto di vista, Mario Onzolo, perché comunque racconta come funziona un jet privato. Te, per esempio, lo sapevi? Io no, personalmente, Mario. Quindi perché non faccelo dire da una persona che comunque è bravissima? Oh, ma ti allontani dalla telecamera. Ma che sei? Che c'entra andare là vicino? No, scusa, era per dire, cioè, è un mio pensiero. E spesso sono dotati di comfort personalizzati, come spazi per riunioni, letti o servizi di catering. Assurdo! Te lo faresti un viaggio così, eh? Che c***o hai alla bocca? No, scusa che mi ha pensato un'ape. Te, per esempio, te lo faresti un viaggio così? No, perché non mi piace spendere soldi per i lussi. Bene. Non devi fare il verso. Mi hai chiesto un'opinione e ti ho risposto. Dario! Azze. Wow, che sigla! Cazzo è sta roba? La sua sigla. Aiuto, ma che succede? Finita la vacanza sarda, ma ora inizia una nuova grande avventura. Ciao piscina. Ma non vedo più niente. Però è questo il video, mi sa. 86 kg di valigia. Non vedo niente. Primo step. Non vedo niente. Dario, non vedo niente, è tutto nero. Come tutto nero? È tutto nero, non vedo niente. Che dici? Non vedo un c***o, Dario, è tutto nero. L'obiettivo è molto semplice. Voglio scroccare un volo. Dario, non riesco a vedere il video. È tornato. Non lo vedo più. Allora lo fai apposta, Dio meo. Hai detto Dio meo? Sì, ho detto Dio meo. Aspetta, no, perché ti sei perso un pezzo del video. Ci penso. No, vabbè, ma lo stavo ascoltando. Ecco qua, vai. Guarda. Guarda, guarda che fa, usci Mario. Hippos devour all watermelons in Korea. Non è Ale della Giusta, Ale, questo. Guarda, pacchete. Sì, pacchete pronti. Sì, per favore, rimetti Ale della Giusta, che già è 20 minuti di video, per favore. Guarda, zoomata, Mario. Per forza, vero? Eccolo qua. Sì, l'ippopota. No, per forza è questo. Guarda come lo fa. Aspetta. Per forza! E lo mangia. Dario, stai doppiando un ippopotamo che mangia un'anguria mentre dici per forza. Questo è veramente l'incubo di chiunque di noi. Beh, vai, andiamo avanti con Ale della Giusta, per favore. Vai. Ah, ti rendi conto cosa fa lui, amico mio? No, amico mio, ma che cosa? Sette pause hai dato. Che fa lui? Ho visto, sto seguendo il video anche io, non c'è bisogno di metterlo in... Escono i primi segreti. Perché ti aveva detto davvero che stava per uccidere uno per salvare un'altra spalla. Forse si sarebbe salvato lo stesso. Per evitare di arrivare impreparato, qualche giorno prima ho sentito Barry, uno che di jet se ne intende. Scoccare un jet. Datti una c***o di calmata. A quanto pare ho sbagliato timing. Cioè la possibilità di tornare. Ma è Barry TV? Esatto. Praticamente. Sì, è lui. Scusa. Tornare al suo aeroporto di partenza o andare in un'altra destinazione. Ma strano però, come fanno? Che il jet sarebbe comunque non è una vera domanda che ti stai ponendo. Le compagnie offrono spesso questi voli a prezzi scontati per cercare di recuperare almeno in parte i costi di gestione. Hai messo un altro video? Hai messo il video di quello che si porta l'animale pennuto dietro? Difficile, ma non impossibile. Ma prima di lo conosco questo. Questo è il creator che si porta l'anatra. La papera con le scarpe in giro. È il tipo che si porta la papera con le scarpe in giro. Non è Ale della Giusta questo. Non sono in sync nemmeno i commenti. Bro, mi stai streamando la papera con le scarpe. I voli privati. Non pensavo che saremmo arrivati così. A te non te ne fotte. Non te ne fotte un Ale della Giusta a te. No, un grande, rispetto. Non ho capito una cosa del video. Allora, te lo spiego io. Praticamente lui sta cercando di chiedere a dei milionari di salire con loro su un jet privato. Per delle persone che rompono i coglioni per prendere un aereo in modo... Bro, mi hai detto il titolo del video. Vuol dire che non stai capendo un c***o nemmeno tu. Per farmi dare qualche dritta. Come funziona dentro? Cioè uno può entrare... Dario, non mi hai spiegato un per trovare la mia preda,
devo prima osservare. Sai che sento anche un po' d'ansia, perché comunque se lo sgamano non è proprio bellissimo quello che può accadere. Mi sento un tono recitato, non sento alcuna opinione in questa cosa. Fare di greggio. Bene, questa parte era più semplice del previsto. Uno di loro sarà nostro. Caffettino del buon augurio e a sto giro si parte a... Questa forse... Ti sei rincoglionito, ti sei rincoglionito. Ma che c***o ridete, si va a letto? Oh, siamo il 7 settembre 2023. Si va a letto. Però ci stava bene. Metti sto c***o di video, fai partire sto c***o di video. E ci piacerebbe fare questa cosa. No, grazie. Grazie a voi. No, grazie. Minchia che capacità. Ma gliel'avrebbe appoggiato sulla schiena, gliel'avrebbe fatto vedere lui. A voglia se il soggetto gli montava una bella scappellata sulla gota e vedrà la vecchia, lo buttava dentro, vai. Che no, de. Possiamo mandare avanti il video senza particolari difficoltà. Non è mai quella giusta. Tutte le informazioni. C'è un sito che si chiama Flight Radar in cui si vedono tutti. No, mi è venuto un attacco epilettico, ma quanti c***o di frame cambia? No, lui è così, ma è perché è un regista giovane. Pure non è, non li monta nemmeno lui i video. Sì, li monta lui. Ah, wow, bravo. Sì, poi c'ho un amico che si chiama Paerti che gli dà la mano con l'audio. Come si chiama? Paerti? No, Luca Perti. Luca Perti? Sì. Con i soldi veri. Decisamente più lussuoso. Di Dio, ma certo. La vera sorpresa. Luca Perti è un vero amico di Ale della Giusta. Casuale. Perti un grande, il Lucone. Vabbè, la risata di Dario mi fa capire che non esiste alcun Luca Perti collaboratore di Ale della Giusta, giusto? Esiste Luca Perti, il collaboratore di Ale della Giusta, oppure è un'invenzione? E come un fulmine a ciel sereno. Ma dai, cosa? Che mi chiede? Aspetta, fammi sedere. Il terzo desiderio, ho chiesto a Polunga di restituirti la forza. La sento, evviva, mi sto riprendendo. No! Ha funzionato. Mi andai a piangere, Mario. Sì, pure in chat da me. Sono molto contenti di vedere Goku. Poi doppiato da Torrisi, Marione. Che ricordi? Sì, dico che ricordi, ma stavamo guardando altro. Commento filler qua, eh. Ma non si sente mancato di rispetto, Ale della Giusta, che ci comportiamo in questo modo col suo contenuto? Cioè, totalmente sacrificato per Goku e di tutti. Riconoscere che come guerriero sei davvero in gamba. Ti sei impegnato a fondo. Anche se ho provato parecchio rancore nei tuoi confronti per tutto il male che hai fatto. Basta annuire con la testa, bro. È vero quello che dice Goku, il nostro eroe. Sì. Possiamo dire che il narratore è una trovata italiana e non ci sta proprio per niente? A volte c'era il narratore, a volte no. Goku da solo non ce l'avrebbe mai fatta, Daniel. In Italia penso c'era il 75% delle volte in più, ecco, rispetto alla... Cazzo. Tipo, qua, cosa hai detto come ultima parola? Che stavolta trionfare. Sai, spero che tu rimasca buono, così avremo l'occasione di batterci ancora. Soltanto tu e... Qui qualcosa, no? Sì, l'abbiamo visto tutti, Ub. L'abbiamo visto tutti. Sono passati 30 anni. Dai, chissà a cosa si riferiva. A Ub che si reincarna in Ub. Ma che non spoilerare, lo sanno pure le pietre che si reincarna in Ub. Ecco qua, rovinato Dragon Ball, ragazzi. Ma che è rovinato Dragon Ball? Siamo tutti al 70° rewatch minimo. Boh, è assurdo, cazzo. Stavamo guardando un video di Ale della Giusta. No, ma era torna, questo l'ha messo Ale montato nel video, eh. Ah, l'ha messo Luca Paerti questo, giusto? Parlare con l'equipaggio o parlare con l'equipaggio? Nel frattempo, però, si è aggiunta un'altra persona. No! Ma non lo so chi è, sì. Dai, di il nome e il cognome, vediamo chi è. Ho fatto anche un video con Perry. Cioè, dai, chi è Perry? Chi è Perry? Luca Perry, esiste davvero, non sto scherzando. Ha fatto un video con Luca Perry. Non era Paerri. No, Perry. Ha fatto un video con Luca Perry? Sì. Questo ragazzo ha fatto un video con Luca Perry? Sì, lui si chiama Giacomo Testa Quadra. Vediamo?
I usually try to fill out the antidex. But I don't want to pay. No, no, I don't want to pay. No, è straniero, bro. Non può che chiamarsi Giacomo Testa Quadra. Hai sbagliato no, completamente. No, ma perché il nome, quello tradotto, si chiama Jacob Squarat. How much would be the standard? Ma lui vuole mettersi in un coso, non è una questione economica. Ma un'altra domanda. Il prezzo varia in base anche a quanta gente sale sull'aereo. Because you use more fuel. E ci mettiamo quindi a osservare la situazione. Mario, si vede che non te ne fotte un cazzo di questo video. Se vuoi possiamo guardarci altro, non siamo obbligati a guardarci Ale della Giusta. Dario. Capire se uno che non legge o se Dario. Te lo vuoi continuare a guardare? Si vede che hanno proprio cioè l'attenzione sotto lo zero. È bello. Ma che cazzo hai da ridere? Io non posso lavorare con una persona che non crede alle mie parole. Se io ti dico che si chiama Jacob Squared, mi devi dare retta. No, Dario, tu hai visto in chat che hanno ripetuto il nome che è piaciuto e adesso mi stai ripetendo che me la stai buttando sulla fiducia. Quello là non è Jacob Square, come cazzo hai parlato. Hai detto che quello era un amico di Luca Perri, Giacomo Testa Quadra. E guarda caso ha una testa quadra, ma guarda te! Vabbè, chiamo Ale della che Giusta. Che coincide... Chi devi chiamare? Ale della Giusta. Cosa? Non serve chiamare Ale della Giusta. Dario. Sì, ho capito, ma lo so che hai il numero di Ale della Giusta, ma non serve che lo chiami per... Dario. Non serve. Ti stai organizzando per dirgli di Giacomo Testa Quadra. Pronto, Ale? Ah, Ale, mi senti? Sì, È tutto a posto, stiamo guardando un tuo video. A un certo punto c'è un ragazzo, quello dei jet, c'è un ragazzo che si avvicina a te in inglese, che ti dice quanto costano i jet privati, ti dice i prezzi. Mi dici come si chiama? Jacob. Jacob, sì, com'è il cognome? Ok, grazie Ale, grazie mille. Prego. Ciao. Te l'avevo detto, fidati la prossima volta. L'azienda poi lo noleggia. Turno che c'ha l'aeroplano che solo lui. Tu dici che è impossibile farlo con una persona. Riuscire a salire a bordo con un cliente. Mario! No, tranquillo, dai, guardiamoci sto video, andiamo avanti. tranquillo. Sei commosso? No, mi sono commosso, sono distrutto. Come cazzo hai fatto? Gliel'hai scritto per messaggi, gli hai chiesto per messaggi di ripetere il nome, hai fatto questo scherzo con Ale della Giusta per farmi incazzare. Non si chiama già Jacob Squarepants o come cazzo l'hai chiamato? L'hai chiamato Giacomo Testa Quadra, hai visto che parlava in inglese e quindi te la sei aggiustata in questa maniera e te la sei aggiustata chiamando Ale della Giusta per dirgli devi dire adesso che ti chiama al telefono sta cosa. Ma perché tutto questo impegno per sta cazzata, Dario? Perché tutto questo impegno per sta cazzata? Ti assicuro che cosa? Hai preso? Che cosa stai facendola? No, dai, ma non è vero. Non sta pippando davvero. Ha fatto una emulazione del. Sì, oh, che bella figurina, porca. Ci guardiamo sto video. Nella giornata ottenuta in modo illecito da un super dipendente dell'aeroporto che ringraziamo. Cosa? Qui sono i passeggeri. Cosa? Questo. Ale conosce tutti, oltre a Jacob, conosce un sacco di altri contatti fortissimi, come Triangle Father. Sembra, Triangolo e Padre conosce, nel settore degli aeroporti, vero? Certo, Triangolo certo. E Padre conosce. Certo, Remita Tu, no. Tatu Fredel, cioè tutti dei nomi. Ma perché ogni volta che sembra una sembra che tu stia cantando una frase invece di dirla. A me sembra chiaro che tu stia... Se riesco a salire... Dario, sto ancora parlando con te, metti pausa al video. Sto parlando con te. Dimmi. Sono nomi completamente inventati. Un altro problema. No, ma perché ti bloccano subito? Non sarà di certo un non si può affermarci. Grande, vai Ale, no, vai no, così. No, vai così che cosa? L'hai mandato a fare? No, questo in Cambogia vuol dire energia. Ma tu non sei della Cambogia, sei di Pisa, Dario. Cosa vuol dire? Non sei della Cambogia, che sai che in Cambogia questa cosa che vuol dire? Cioè, è la cosa più vecchia del mondo, hai detto Ale, vai così. Se gli dici Ale, vai così, gli stai dicendo vai a fare in culo.
No, non è vero, cioè io viaggio, comunque, non è che non so le cose, le so le cose della Cambogia. Quindi tu sei stato in Cambogia nella tua vita? Certo, per forza. Cioè, no, beh, senza per forza. Non è che dici senza per forza, quindi mi dimentico che l'hai detto. Comunque, ti sei stato in Cambogia? Io no, tu nemmeno. Tu io non sì, sei... No, tu non sei stato in Cambogia. Cosa stai facendo? Stai scrivendo ad Agnese di confermare che sei stato in Cambogia, pezzo di merda! No, 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 no. Fammi vedere le mani mentre racconti ste puttane. Sono qua. No, io sono stato in Cambogia. Manda avanti il video. Sono stato con... Sivola. Con chi sei stato? Con Sivola. Con Sivola? In Cambogia? E sì. Perché non ho visto un tuo contenuto internet del fatto che sei stato in Cambogia? Era un viaggio mio, era un viaggio personale. Se sei stato con Sivola non è un viaggio personale, è un viaggio sponsorizzato. No, che vuol dire? L'ho fatto come viaggio aziendale. Con Sivola? Sì. Sono stato in Cambogia e mi hanno detto i cambogiani, Ami, questo vuol dire energia. E io ho detto, va bene. Cosa cazzo ridi? Questo vuol dire energia? Sì. Questo vuol dire energia in Cambogia? Non ci credi, chiamo Balini. Con chi stai chiamando? Balini di Sivola, il padrone di Sivola. Dai, allora, no, Human no, no. Safari. Allora, Human Safari? Sì. Fammi vedere in privato la chat di su WhatsApp con Human Safari. Io, quando gli ho scritto? Ciao, dimmi. Ciao, Nicolò, come stai? Guarda caso rispondono tutti al primo squillo, sti cristiani! Aspetta che, ok. Senti, allora, io sono stato in Cambogia con Sivola, no? Un viaggio privato. E puoi confermare che in Cambogia... Cioè, cosa significa il dito medio in Cambogia? Mi pare tipo energia. Ma vaffanculo a te, a Dario Moccia, a Dale Della Giusta. Vi siete tutti organizzati per sta cazzata. Human Safari che ti dice che energia vuol dire in Cambogia. Ti sei organizzato anche con Human Safari. Energia vuol dire in Cambogia. Ma non sai nemmeno berti una bottiglia d'acqua. Non ce la faccio più, Dovrebbe dire energia se non sbaglio. Sono l'immagine per che bisogna trovare il comandante. Metti in faccia quello che sta di giallo sotto. C'è l'ingresso. Poi ha invertito le parole, Mario, prima. Dal tilt. Ha detto Cambogia significa energia. No, energia significa Cambogia. Ah, adesso si è seri. Sì, adesso si ritorna a guardare il video in aeroporto di Area della Giusta. Ok, come se non fosse successo niente. Come l'interno di un giardino. Ragazzi, se mi fate il dito medio vuol dire che mi state mandando a fare. Mi state augurando alcuna energia, Prova a prenderla un po' più di lato. Where are you going? For me? Sì, ragazzi, devo dire che la sfiducia di Mario non è che mi piaccia tanto. Però ah, certo, adesso sono la merda che dà sfiducia, vero? Energy. Ma non demordo. Belle, queste 43 sempre più basse di Ale della Giusta. Ma perché le fa così? Guarda il capellino a discesa. Grazie Frosty Boss. Niente la mia speranza. Ok. Quindi si è sempre di corrido. Non ne posso più di queste inquadrature. E mentre Teo inizia a fantasticare, è il momento di giocarmi il tutto per tutto. Loro hanno già pagato? Oh, Ade! Ho fatto l'investimento, vediamo cosa ci dice il bro. Adesso non mi sento un lillipuziano in pieno stagio di Ale della Giusta con sto video. Io gliel'ho detto mille volte anche a cena quando è venuto da me per il Radio Tomodachi. Gli ho detto guarda, basta con queste inquadrature dal basso, però è continua. Inizio a sognare anche io. Energia. E dopo qualche minuto. Bello però sembra, Marione. Ce la farà secondo te? Tempo, la cosa. Ma certo, l'ha pubblicato il video. Quindi che fa? A un certo punto arriva al 17° minuto. Guarda che a volte pubblica i video e non c'è bisogno di ripetere tre volte guarda che a volte. Comunque a volte pubblica i video e non ce la fa, è solo per creare hype. Ora, la nostra missione. No, we're working on it. Ma piano piano la gente si sì. Per il Marione Nazionale. Siamo qui da circa 3 ore. Il Marione Nazionale. Che ha detto? Ha detto Marione Nazionale? Sì. E inizia a dileguarsi. Ah no, perché c'è Balotelli, sì. Ah, c'è Balotelli, vero, c'è Balotelli. Stiamo avvicinando un momento di stallo, adesso c'è veramente, veramente molto... Ah, già che lui col momento di stallo mette sempre la sigla di Mr. Magoo. No, sei su un altro video. No, beh, lui mi ricarba questa l'animazione della UPA. Ma non me ne frega un c***o.
capito cosa gli garba. L'hai messo te il video adesso? C'era scritto Mr. Magoo sigla, non era lui. Vabbè, sì, comunque la UPA ha fatto la storia della televisione americana nell'animazione. Me ne frega un c***o della tua cultura in nel segno di animazione. Sono venuto qui per vedere il video di Ale della Giusta. Bellissimo, beh, grande Ale, che appassionato. No, ma vedi che hai proprio cambiato, hai cambiato proprio video su YouTube e hai rimesso adesso il video di Ale della Giusta. Se andiamo a rivederci il video, non c'è la sigla di quello che hai messo adesso. Non la trovi. L'hai messa te. Mi stai ascoltando? Sì, mi stai ascoltando? Sì, questo è uno snodo importante, secondo me. Il bro potrebbe svoltarla completamente. C'ha 65 anni, ma può essere bro. Grazie Regidas, Gestas, il ninja del villaggio anime, Versani, Kudosai, Alex del Nanno Studios, Pasquale, Kerbego, il Dibetta, Scanta, Anto, Frilulli, Fiore di Martino, Martino 9194. Ma guardiamo sto cazzo di video e li ringrazi dopo, per favore. Sacottino allo Smegma, Alexis X. Sacottino allo Smegma? Jessicona. No, questa è la che questa non hai mai avuto bisogno di guardare gli abbonati da così vicino per leggerli. Tanto che fa pure un paio di chiamate per Sacottino allo Smegma si è abbonato da Dario? Ahimè. Mi cercate se è vero questo nickname, per favore? Armati a 4 ante, benvenuto. Chi? Armati a 4 ante. Questo è vero. Dai, forse ce la fa! Sì! Ma certo che ce la fa, certo che ce la fa. Dove sareste andati? Bergamo. Grazie, voglio la sabbia nel culo. Guardi, attualmente. Ma non è vero. Cazzo, ma era un tizio a caso. Ecco un'altra volta la mancanza di fiducia di Mario. Assurdo, ragazzi, veramente. Ti ha sabbato, voglio la sabbia nel culo? Certo. Saresti in grado di promettermelo? Sì. Dai, promettimelo. Prometto. Grazie, allora, perché non riesci nemmeno a dirlo? No, perché mi fa ridere il nick. È una c***a, non si è abbonato, voglio la sabbia. Infatti, nel culo. Minuti. Stanno cacciando. Non riesco a dire una c***a di cosa senza sti c***o di cose che non ci sono. Human Safari che dice del dito medio che vuol dire energia, ma tu veramente non c'hai un c***o da fare, Dario, veramente non c'hai un c***o. Voglio la sabbia nel culo, che fai un giftino a Mario, dai. Grazie Bignello Smegma. Non più NCC. Mi ha followato Sacottino allo Smegma. A quest'ora. Come torniamo all'hotel? Grazie. Cioè, siete veramente andati a registrare questo utente? Grazie per la sabbia regalata, voglio la sabbia nel culo. Adesso andremo a mangiare una roba al volo e poi torniamo a dormire e domani si spinge. Ninne grandi e si riparte. Ho letto! Qui ci stava Mario, però No, non ci stava per niente. Ha detto ninne grandi? No, l'ha detto, guarda che lo dice. Guarda. L'ho letto! L'ha detto, No, bro, hai mutato il video e ti sei allontanato dalla cam per dirlo al microfono senza farti sgamare. Vabbè. Riparte più carichi di prima. Colazione dei campioni per ritrovare l'energia. L'avete visto, no? Giorno, si riparte e speriamo di dire si vola. E si vola! Vedi il collegamento con Jacob con l'energia. Ieri è stata un'esperienza incredibile, abbiamo imparato un sacco di cose, ma abbiamo fallito nella missione. Quindi ho deciso di ribaltare la situazione. Sarò io a regalare un viaggio in jet a qualcuno. Un po' come ha deciso di fare NordVPN, che dal 28 agosto compresi. Siamo stati individuati! Dal sogno esaudito. Però 8.000 prezzo amico. 8.000 prezzo amico, ma che non ti sta così tanto simpatico. È un amico, ma di quelli che se esci non invita. Ma vuoi stare in un bar con la gente davanti e avere il telefono davanti la faccia? Vabbè, ma è così, è il nostro Leone. Deve essere buonissimo. No, ma non parlavo di lui, parlavo della barista. Ma la barista, vabbè. In ogni caso, non c'è tempo da perdere. E dopo aver firmato il contratto. Boh, tutto a caso, dice. Lancio la sfida su Instagram e TikTok. Regalo un volo ecco. Privato. E adesso porca puttana, ci siamo persi. Commenti, sceglieremo fortunato, fortunata. Comunque posso dire, è fighissimo questo video, cazzo. Ecco, grazie Giacomo, benvenuto. Parte del nostro volo. Noi fra mezz'ora dobbiamo essere già sistemati. Provo il prima possibile. Ti aspetto. Alessandro arriva, ma purtroppo per volare su un jet da minorenni c'è bisogno di un genitore. No! Vabbè, ma che no? È normale. Tu interessi mai. Ma lui è venuto senza informarsi, ora rischia di non partire il bimbo. Ma scusami, Dario, no, non puoi ficcare un minorenne senza la. Ovviamente. Dario, non puoi ficcare un minorenne in un jet privato senza l'abilitazione del.
No, questo lo so. Puoi mettere per favore in pausa quando parlo e ho le mie opinioni, per favore, altrimenti mi sento sprecato, no, ovviamente. Non mi sento valorizzato al massimo, stai mettendo i generatori automatici. Ti sto chiedendo di stare fermo un paio di secondi mentre ti dico quello che ne penso riguardo sta cosa dei minori. Ma mi sei rotto il tasto della tastiera, scusa. Scusa. Chiudi quella bocca. Mi sei rotto il tasto della tastiera. Per quello continuava a fare. Non fa sta faccia da schiaffi, tipo vittima della cosa, perché non ti ho fatto un c***o e non ti si è rotto nulla. Guarda. Dario, hai rotto la tastiera per far sta c***a? Hai spaccato un tasto della tastiera per farmi sta c***a? No, e chi sarà il ceppato? Se ti si rompe il tasto Windows, non ti si rompe il video mettendo pause, quella è la barra spaziatrice. Se hai una barra spaziale. Vedi, si è rotta anche quella. Provo a riaggiustare. Per me non c'è problema. Se non lo dico, non ti si rompe. Ok, dovrebbe essere andata. Ora, ok, è fissata. Allora, parti col video sì, allora. Okay. No, guarda, per me è veramente una vittoria già averti incontrato. E dato che il tempo era poco, how much time do we have? We'll charge another. Ma questo è quello lì, Giacomo. Jacob Squared. Quanto godo che si presenta e dicono il suo cazzo di nome che non è Jacob. Comunque è incredibile il capello di questo ragazzo. Io devo arrivare qua alle 10 stasera, alle 11 stasera. Ma purtroppo non c'erano voli. Sì, ho capito, ma informassi un attimo prima. Grazie Luca. E quindi Petti. L'unica soluzione era. Non ce la fa. Io sono disposto ancora a una bella inquadratura. Non solo fa le inquadrature in quella maniera, ma dà chiare indicazioni ai suoi amici di registrare alla stessa identica maniera. Come se non bastasse. È vero. Sì. Beh, non devi dire è vero se, soltanto perché ho detto una cosa. No, non sembra che tu sia d'accordo. Oh no, ancora una volta siamo a un vicolo cieco. Tu com'è che sei finito qua adesso? Io perché ho visto la storia e ho detto vabbè ci... La storia! E tu saresti disposto a prendere il volo domani mattina per tornare? Perché il primo volo per tornare qui... Cioè devi farti mattina. Uno sbattimento clamoroso da preoccupare. Quindi ci imbarchiamo. Grande, i sardi non gliene frega nulla. Porca puttana. Mangerebbero dei maiali vivi se potessero. No, non c'entra questa cosa. Non sono tutti uguali i sardi e comunque qualsiasi popolo. Ci sono delle eccezioni a questa cosa. Non è che sono tutti incatenati alla propria radice folcloristica. Cosa stai guardando? Mi piace sognare. Viaggiamo verso il nostro simpatico aereo privato. Sta succedendo di tutto. E poi cambia radicalmente espressione a quello a cui piace sognare. Comunque, cioè, torna veramente a una faccia normalissima dopo essere stato. Sembrava fatto di eroina, cioè. Guarda che bello! Ma chi? Lui? Come vorrei, fatto anch'io! Teo ha paura, si lascia subito la città. Micchia, che paura le aereine così. Paura. Ci sono altri che due cosa? Posti e qua c'è una specie di riposti. Paura che cosa? Gli aereini così piccoletti, Mario. Io con un'altra divisa. A San Donato ne è caduto uno l'anno scorso. God. Cosa? Eh? Hai detto godo? No, ho detto come? Com'è possibile? È caduto un aereo privato, sono morte delle persone. No, no, non è vero, ho detto come. Ah, ok, ho capito male. Come? Ho detto come? Come, ho capito. Merendine. Ho sbagliato l'accento, però ho detto come. Sì. Io quando sono passato mi sta. Ma questo qui fa schifo comunque come aereo privato, sì, fa veramente schifo. Pensavo stessi dicendo che faceva schifo il ragazzo. E quindi si decolla. Ma che faccia hai ficcata nel viso? Quella è la Sicilia? Cosa? Quella è la Sicilia? No, sono a Ginevra. Come? Ma io non sto regalando un viaggio. No, ma è pazzo quello là, no, che guardi dove sta guidando. Lo sto regalando ad una mosca di Olbia. Che verrà a Ginevra con noi. Al di là di tipica reazione quando vedi una mosca di Olbia quella. Anche solo fare una chiacchierata così, perché tu sei un'ispirazione. Con la videocamera puntata sul viso, una bella chiacchiera come si deve. Dario? Mi andrà a piangere, perché comunque... Lui è un idolo, capito Mario? Cosa? Per lui è un idolo. Chi è l'idolo?
Per lui un idolo Ale della Giusta e ci è riuscito, capito? Sì, è riuscito a parlare col suo idolo, bro. Bisogna essere contenti, non tristi. Cosa ti fa piangere di sta situazione? Momento emozionante, Mario. Articola quella c***o di bocca! Momento emozionante, Mario, Non è per emozionante per te, è emozionante per lui. Non penso nemmeno che tu lui. Per possa. lui ho detto. Comunque non è un momento vero, c'ha la telecamera ficcata davanti la faccia e comunque l'aereo raggiunge Ginevra molto presto, quindi non è un momento come Dio comanda dove incontri il tuo idolo. Lo so, però poi se col fatto che è morta Agnese è tutto un Ah, concatenarsi di siamo eventi. tornati a raccontare la c***a che è morta Agnese e poi rimetti il video Stiamo ovviamente perché sei ufficialmente attaccabilissimo su atterrando. sta c***a che è morta Agnese perché dopodomani è il tuo compleanno Agnese ci sarà Che sei e quindi non arrivato sarà ufficialmente qui, preso morta. partito, è arrivato. Questo secondo me è il vero vantaggio dei jet privati, Oh! che veramente risparmi un sacco di tempo. Sto parlando con te. Ho capito, Mario, dai. E purtroppo il nostro viaggio finisce C'è qui. qualcuno che crede che è morta davvero Mamma mia. Agnese? Secondo me, cioè, ora. Ora il c***o che dobbiamo fare il discorso serio per finta? No, che discorso serio? Finisci Semplicemente. sto c***o di video! Finisci sto c***o di video! Ma veramente siamo arrivati così alla Tomodachi? In che Fra senso? mezz'ora dobbiamo stare in Tomodachi. Ho capito, Mario, ma se noi dovevamo vedere questo video, ormai ce l'avevamo promesso Dovevamo ieri. vedere. Tu mi hai costretto a venire qua dicendo che è successo un casino e è morta mia moglie. E non è morta tua moglie in realtà. Allora, Mi hai tratto con la innanzitutto. seconda volta con l'inganno per guardare sta c***o di cosa. Con tutto il rispetto per Ale della Giusta, bellissimo video, quello che vuoi, le emozioni e cose, ma io avevo da fare. Avevi da fare? Stavo facendo le mie cose. Vabbè, comunque è finito il video, c'è solo l'outro, vediamolo e basta, ok? Divertitevi stronzi. Play, Lego Glove, Dario, hai sbagliato assurdi. video. Poco sono i check e adesso Hai sbagliato lisci. video, questo è Make it Redez. cross, bloody gotta pissing. Hai Gotta sbagliato piss, put it video. steady on so streets. Mosca cieca I'ma show you how to 4.0 play it, Prelude, ma di though. che stiamo parlando? Quello è Drake? Perché ci sono Drake e Sabaku nel letto insieme? Perché al mezzo c'è Redez. Cosa hanno in comune Drake e Sabaku? Perché c'è la quota rosa, la specificata? Perché sono donne quelle? Mi sembra tutto sbagliato in questo cazzo di video, ma di cosa cazzo era? E passiamo agli auguri di buon onomastico, diciamo. Comunque, Sandario. ma no, Ho visto grazie. che hai cambiato Comunque. video, quella non era l'outro di Ale della Giusta. Tu hai No, messo un video diverso. questo è l'outro di Ale della Giusta. Lui è solito mettere Sabaku che Sabaku canta no delle. Maiko, Drake e Redez nella stessa cosa. Oddio, che è successo? Sì, lo fa. Oddio, che cosa strana questa. Te levo. Oddio, che è successo Che qui? Chi è cosa? questo? Non vedo niente. No, aspetta che tu hai fatto pupù. Aspetta Hai fatto un attimo. pupù? Qua dice che lo stream è terminato. Sì, è finito il video, c'era solo l'outro con Sabaku che canta Drake. Perché? Ale è un fan. È un? Fan, aspetta che c'è Mimà che mi ha mandato un messaggio. Ah sì, per i fiori per il Agnese funerale. non è morta, ragazzi. Dario non è tipo che va in live streaming se muore sua moglie. Penso che sarebbe a piangerla in questo momento. Agnese voleva questo, ha detto quando. Quando non ci sarò più, fai live tranquillo per i sub. Quando sarò morta, fai live tranquillo per i sub, ha detto tua moglie. Mario, è divertente, fatti questa live Mari divertente, fai questa live insieme. insieme. Cioè, e io A me seguo. sembra che tu avevi voglia di sta... A me sembra che tu avevi voglia di stare con me mentre ti dovevi guardare il video di Ale della Giusta perché l'avevi messo in programmazione e hai inventato che tua No, moglie è morta per avere compagnia, non per c'era avere pena programmazione. nei tuoi confronti. Mi hai detto è successo un casino. Se io vedo tua moglie viva, io ti spacco di botte. Se io a Villa Ada vedo tua moglie viva che mi Guarda. saluta, io ti spacco la faccia, Dario. Quindi devo ammazzarla, se No, fosse per te l'avrei allora è viva! ammazzata. Allora è viva! No, dovrei ammazzarla di nuovo, vogliamo, allora distruggiamolo questo cadavere, facciamolo No, vedere, non sto usciamoci dicendo, sotto. sto dicendo di toccare nessun cadavere perché non c'è nessun cadavere, Agnese è viva. Comunque non era in programmazione Ale della Giusta. Lo stavo guardando e ho pensato a un amico.
Quindi non è morta Agnese? Sì, però amico che pensavo volesse effettivamente fare qualcosa con me, ma che preferiva leggere Berserk per l'ennesima volta. Ma che è leggere Berserk? Non stavo leggendo Berserk. Eh? Non la mettere sul personale, Dario. Questa è la tipica mossa degli esseri umani che tenti di farmi venire i sensi di colpa perché mi sto lamentando. Stai facendo l'ufufu degli elettrodomestici, coglione del c***o. Sì, è vero. Era meglio questo. Ma ti rendi conto, l'ufufu degli elettrodomestici? Non ma sapevo cosa mi avessero linkato. Ho cliccato e c'era l'ufufu, come cazzo si chiama, degli elettrodomestici. Lo stavo facendo, sì. Resta il fatto che ho tutto il piacere di collaborare con te, ma non mi devi mettere sotto ricatto. Non mi devi dire mia moglie è morta. Mi vai a dire, Mario, vuoi fare questa cosa insieme? Senza dirmi, è successo un casino, mia moglie è morta, mi voglio uccidere, guardiamoci un video di Ale della Giusta. Perché non esiste... Non esiste come cosa, non lo farebbe nessuno. Nessuno andrebbe in live su quando gli muore la moglie o la fidanzata o l'amore. Qualcuno lo farebbe. Anche più di qualcuno. Sei Mario, vuoi mangiare? Oh, sì, voglio mangiare, sì, grazie. Ok, faccio da pasta. Comunque mi chiamo Mario. Sì, ho avuto un attimo un lapsus. Dai, sì, voglio mangiare, grazie. Ok. Strana sta cosa, eh? Sì, è incredibile perché qualcuno ha dato voce ai miei pensieri. Ma stai piangendo, bro? Stai piangendo? No, non sto piangendo. Ti è venuto così tanto da ridere perché mi hanno chiesto se voglio la pasta? Sì.